Mi piace tantissimo partecipare dal vivo agli eventi. Non è sempre facile, tutt'altro, per chi ha una disabilità, perché i biglietti degli eventi non sono mai facilmente trovabili. È sempre un'impresa capire chi se ne occupa, se l'ufficio adatto piuttosto che l'organizzatore o il palazzetto. E non viene mai indicato un contatto da chiamare, quindi noi disabili siamo sempre alla ricerca, spendendo tanto tempo ed energie per poi magari arrivare sotto la data del concerto e non avere più biglietti disponibili perché sono terminati. Era la segnalazione che Giorgia Righi, 23enne di Pesaro e istruttrice di nuoto, aveva lanciato ai nostri microfoni lo scorso novembre. Per lei, come per tante altre persone, risultava difficile trovare dei biglietti per accedere e partecipare a eventi o concerti. Ma Giorgia è una ragazza forte e determinata. Dall'età di 9 anni soffre di una malattia neurodegenerativa e da quando ne ha 12 si muove in carrozzina, ma questo non le ha impedito in alcun modo di intraprendere una battaglia per rendere possibile l'acquisto agevolato di biglietti dedicati a persone con disabilità. Quell'appello che aveva lanciato alle istituzioni, ma anche ai colossi come TicketOne, è finalmente arrivato e, come riporta nel suo profilo Facebook, quello che siamo riusciti a fare è veramente una cosa rivoluzionaria di cui potranno beneficiare milioni di persone in tutta Italia. Sono molto felice di annunciarvi che TicketOne ha fatto un grande passo verso l'accessibilità. Dopo essermi confrontata col direttore e avergli esposto la mia campagna, TicketOne ha inserito nel sito una sezione dedicata alle persone con disabilità, dove si trovano i contatti dei più grandi organizzatori a cui è possibile scrivere o chiamare per prenotare biglietti riservati. Questo è un passo che sicuramente necessita di tanti miglioramenti, ma ovviamente è un buon primo passo e sicuramente rivoluzionario.